un aereo che decolla e io che temo di aver dimenticato qualcosa. Cominciano sempre così i miei viaggi. Questa volta la collaborazione con Project Madao mi ha spinto fino a Bologna, dove tra un giorno svariati karateka si daranno battaglia per potersi aggiudicare dei premi unici. Nel vero senso della parola. Quali, dite? Lo vedrete presto. Vi assicuro solo che se le sono date di santa ragione per averli. Signor dottore! Lei si deve sbrigare! Dai, che bafeli! Forza, dai, andiamoci a picchiare prima dell'evento. Dai, andiamoci a picchiare prima dell'evento, facciamoci male prima dell'evento. Beh, ho sensazioni a caldo su domani. Emozionatissimo, sicuramente. Siamo carichi. Sì, dai, speriamo che domani sia una bella... Sicuramente sarà il primo passo di una nuova avventura, anche per chiunque voglia fare dei tornei di arti marziali. E l'avventura comincia qui, in un palazzetto vuoto ma estremamente carico di elettricità e promesse. I preparativi cominciano e vanno avanti fino a sera inoltrata. Trattengo a stento l'eccitazione nel pensare che tutto ciò sarà teatro di forti emozioni e grande spettacolo marziale. E prima che me ne accorgessi... Sì, ce la stiamo quasi per farcela. Maestro Felice Di Maro, ci vuole spiegare un pochettino questi prodotti, come sono stati realizzati, i legni, un po' di tutto? Sì, allora ragazzi, per quanto riguarda, Maguara, un'abbondante spiegazione la trovate anche nel video di Kenkashin TV dove viene presentato il Maguara. La parte importante di un Maguara sicuramente sono le tavole frontali, perché devono avere una buona elasticità, e tutti i Makiwara vengono realizzati in legno di faggio, che è un faggio per quanto riguarda le tavole frontali. Per quanto riguarda la tavola posteriore e il blocco centrale, io preferisco usare un abete. Abete è un legno facile da reperire, che mi consente anche di contenere il costo, e è un legno molto facile da reperire che resiste bene a compressione. In effetti non è che deve fare questo grosso lavoro, è un distanziatore. La tavola posteriore, anch'essa in questo caso, viene realizzata in abete. Vi ricordo che tutti i prodotti Project Madao possono essere personalizzati nel colore e nella scelta del legno, e che ci sono degli sconti naturalmente. Mentre per chi passa e ha messo like alla pagina Kenkashin TV e segue il canale YouTube o di TikTok, Instagram e tutto quello che sono i social. Questi nunchaku invece, Felice? Sì, questi nunchaku hanno colori differenti, dovuti a cosa? Legno diverso, pintura? No, allora, questo qui è, se non erro, è Iroko o è Mogano, adesso non ricordo, è passato un po' di tempo da quando l'ho fatti, sa? Poi questo invece è tinto, questo è tinto fiammato, tinto nero all black Project Madao. E qua c'è la finezza, la stranezza, diciamo, di questo tipo di legno. Devo scegliere, perché vedete sono un po' diversi, ma in realtà è tutto quanto faggio. Allora, questo è faggio, queste venature sono delle venature spalted e vengono usati, diciamo che io mi rifornisco anche dove c'è legno per tornitura, e lo spalted viene amato dai tornitori proprio perché lascia queste grosse venature. E prendendo dei faggi, del faggio da varie provenienze, ma si possono ottenere anche colorazioni diverse, insomma si possono trovare diverse situazioni. E a proposito di diverse situazioni e circostanze, i combattimenti sono già cominciati. Andiamo a vedere come se la stanno cavando i più piccoli.
La varietà tecnica e la forza di volontà dimostrate dalla categoria dei giovani sono state incredibili. Hanno offerto davvero uno spettacolo pazzesco. Ora però, in attesa degli adulti, continuiamo a deliziarci con le opere di Project Madao. E questo makiwara? E questo mini makiwara, fantastico, che voi potete trovare anche a pochi euro su eBay, Amazon, ma non c'ha la stessa qualità. Il legno è faggio, in più potete vedere che è scavato qui nella tavola posteriore per avere il massimo dell'affondo possibile. È leggermente scavato proprio per andare... per scendere di più. E qui, non so se si vede, c'è della pelle nera che vi serve a non far rovinare la tavoletta di faggio. In più c'ha i tre buchi per essere montato al muro ed è solidamente bloccato da ben 6 viti. Signori, è un altro livello. E questi qui? Questi qui sono dei bastoni di rattan, in questo caso è un rattan, diciamo, senza la parte esterna scortecciata. E sono un po' più morbidi, però mi hanno accompagnato per tanti anni nella mia carriera marziale e mi sembrava giusto dargli anche, gli ho dato una colorazione un po' diversa, me li sono fiammati, insomma, ho fatto loro i soldi. Come funziona la fiammato, che cos'è? È una bella domanda. Allora, io prendo un pezzo e lo passo sotto una fiamma, ovviamente, okay. Lo brucio in parte. Voi volete sapere come faccio la fiammatura? No, non ve lo dico, ovviamente. Come passo la fiamma? E per esaltare, perché ad esempio il pezzo questo qui, che è un mini nunchaku, questo qui l'ho colorato, l'ho tinto, non mi ha esaltato, e allora gli ho fatto delle passate a fiamma. Sì, da una tonalità diversa. Da una tonalità diversa la fiamma. Oltretutto può, il fatto che viene riscaldato un pochettino, poi dopo lo compatta. E le parti troppo un po' più umide vengono, sì, vengono asciugate. E qui invece ci abbiamo, qui ci abbiamo, beh, l'amore di Marco, che sarebbe lo zebrano, questo lo sappiamo, legno, che è un legno fantastico. E sotto abbiamo un frassino tinto e fiammato. Il frassino lo vedete qua, c'ha delle venature che sono un altro livello. Il frassino. E poi ci abbiamo questo mini katanakake, che ho realizzato su un modello copiato, diciamo, da un modello classico che si trova in commercio. Poi ovviamente l'ho tinto, e c'è anche un protettivo sopra per parquet, dunque è anche un pochettino duro, dunque durerebbe anche di più. Facilmente smontabile e facilmente montabile, perché sono le cose importanti. E qui ci abbiamo, e lì vengo di là. E questa è, diciamo, una new entry, se non sbaglio. Questa è una new entry della produzione Project Madao, anche se 4 mesi fa più o meno avevo fatto un bel video per presentarlo, cioè proprio per accennarne. E niente, questo, come dicevo in altri video, sono delle canne di bambù unite con della corda. Pare facile la cosa, ma facile non è. Fa molto tradizionale, bellissimo ovviamente. Molto ambient, d'arredo. Si srotola e praticamente qui ci starebbero altri nunchaku, e un porta nunchaku molto figo da appendere, allora, tenere. Questo l'ho studiato, bravo, questo l'ho studiato, sia perché tutti quanti noi abbiamo problemi di spazio a casa, e molti dei clienti che si sono rivolti a me, a maestro, Felice, a me, mia moglie, la roba in casa non me la vuole far tenere, come devo fare? Ed ecco qua. Chi ti può dire mai a un espositore così bello, no, non lo mettere, fa ambiente, fa arredo, anche perché, come vi ho già detto in altri video, queste canne di bambù non è che io le compro così o si trovano così, no, io le vado a raccogliere questo bambù palustre, lo faccio seccare per almeno un anno, dopodiché lo taglio, lo fiammo, lo tingo quando la deve essere tinto e lo assemblo con un cordino che è lo stesso di quello dei nunchaku. Pertanto, uno, avete il massimo della resistenza, due, se vi si rompe il cordino del nunchaku, tagliate un pezzo e andate a sostituirlo. In più c'è anche l'aspetto ecologico, perché gli asci, cioè queste spine che io uso, che vanno insieme a questo prodotto, sono tinte da me e sono ricavate dagli asci di bambù, cioè le bacchette cino-giapponesi che tutti quanti usiamo e buttiamo. Invece noi in Project Madao le recicliamo, sempre grande occhio
anche all'ambiente, perché l'ambiente che ci fornisce il legno ed è l'ambiente che ci fornisce la materia prima. E insomma, ragazzi, non si lascia niente al caso. Avete visto delle robe grandiose e ovviamente vi ricordo di visitare la pagina Project Madao Felice Di Maro su Facebook, poiché questa è soltanto una collezione parziale. Ci stanno robe da gigrobo d'acciaio in legno, cioè vedete cose assurde, quindi andate a darci un'occhiata. Vi ricordo sempre che c'è uno sconto se dite a Felice che conoscete il mio programma di divulgazione marziale. Adesso ci andiamo a vedere qualche combattimento. E così finisce anche l'avventura degli adulti. Qualcuno è andato via stringendo un pregiatissimo makiwara Project Madao, altri portano con sé nuove amicizie e preziosi ricordi di crescita e confronto. È stata un'esperienza incredibile e indimenticabile per tutti. A dispetto della pandemia e dei vari problemi incontrati, noi eravamo lì.